Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, in Castadanto Lungo, il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Presentata ieri sera nel padiglione 6 della Fiera di Udine, la nuova cucina con Walter Filipputti, per sentire che sapore al futuro. Un assaggio delle cene laboratorio firmate dagli chef del consorzio e da uno dei 20 giovani chef organizzate nei 20 ristoranti del consorzio Friuli Venezia Giulia, Via dei Sapori, dal 3 settembre fino al prossimo 29 ottobre. La parola ai protagonisti. Lucio Comiero, oggi abbiamo assistito a qualcosa di particolare, no? La riscoperta del chilometro zero friulano a tavola, perché casa moderna vuol dire casa moderna. È una casa che si trasforma, è una casa che si innova, e quindi era giusto dare spazio a chi ha fatto innovazione sulla cucina. E quindi nel caso di Walter Filipputti, della sua squadra, c'è questo progetto importante, che fra l'altro è sostenuto anche dalla regione, dove cerchiamo nuove ricette, qualcosa che non c'era prima, qualcosa che possa rafforzare le nostre potenzialità dell'enogastronomia, poi da portare in giro per il mondo e comunicare. E quindi era giusto, all'interno di una fiera come Casa Moderna, dove la cucina, dove questi mondi fanno un po' da padrone, ospitare anche quello che si chiama il software, non solo l'hardware, ecco. Senta, per concludere, cosa vuol dire oggi organizzare una fiera in tempi di Covid-19? Vuol dire essere un po' matti. Vuol dire avere una squadra che comunque ci mette l'anima, vuol dire avere un po' di propensione al rischio, però vuol dire anche essere molto cauti, attenti, scrupolosi, e poi avere, come nel caso di Casa Moderna, di avere degli operatori che ci hanno creduto e hanno pensato che anche in periodo di Covid si può fare una fiera in sicurezza. E oggi, credo, oggi è martedì, e dopo 4 giorni le somme sono molto positive, c'è grande entusiasmo, e questo fa bene alla regione, fa bene a Udine, fa bene agli operatori, fa bene a questo settore, che è un settore importante della nostra economia. E soprattutto c'è da dire che fino a domenica c'è la possibilità di visitarla. Beh, continua la fiera domani, postdomani, è ancora gratuita per chi si iscrive nei giorni feriali, poi si può continuare sabato e domenica, dove ci sarà da pagare un piccolo biglietto d'ingresso. Suggerisco di registrarsi prima, perché questo consente di saltare le code, e oggi anche questo è un elemento che può facilitare e rendere piacevole la visita. Più che a chilometro zero è una cucina che nasce dall'intelletto, che nasce dall'esperienza, che nasce dalla volontà di innovare sul prodotto locale, certamente. Questa è la grande sfida che ci siamo dati. Presentare oggi questi prodotti per far riscoprire anche un Friuli che probabilmente non c'era più, oppure è tornato, no, di moda. Diciamo che la cucina aiuta a far scoprire il territorio, è un messaggio molto forte anche per il turismo, è un messaggio molto forte per la conoscenza delle persone, e sicuramente può aiutare a far conoscere bene il territorio e quello che sappiamo fare, lo stile di vita. E soprattutto questa fiera serve ulteriormente a dare un messaggio positivo a tutti. Ma la cucina ha un valore positivo, perché la cucina serve per gioire della vita, ma anche per nutrirsi, per andare avanti. L'uomo ha cominciato a crescere quando poteva procreare, e per procreare aveva scoperto come si mangiava. Quindi nella storia dell'uomo la cucina è stata alla base, il fuoco ad esempio ha cambiato radicalmente la storia dell'uomo. Per concludere, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Che dobbiamo imparare a scegliere prodotti artigiani
dove ci sia dietro l'anima e l'etica di chi produce. Questa è una cosa importante, no? Fondamentale. Lo chef, cosa aggiunge lo chef? Beh, abbiamo detto. Innanzitutto ringraziare Walter, perché comunque dopo che ha creato, insomma, tutta questo consorzio di ristoranti, comunque ci sprona sempre a idee nuove, a cose nuove che, insomma, aiutano comunque sempre a tenere vivo il consorzio e a far crescere anche, oltre che noi ristoratori, ma anche la regione Friuli Venezia Giulia. Riscoprire a chilometro zero qualcosa di particolare? Eh beh, sicuramente il chilometro zero aiuta comunque a far valorizzare il territorio, quindi questo vuol dire aiutare i contadini, aiutare tutti i produttori che sono vicino a noi e farli conoscere magari a un pubblico che magari non riesce a conoscerlo. Perché... Una battuta per la sommelier. La sommelier invece cosa ci dice? I vini, l'importanza dei vini, dai. L'importanza dei vini in piatto è tutto nel piatto, e penso che questa volta Walter ha azzeccato il piatto. Stiamo parlando di un grande vino e di una grandissima azienda, per cui Herman abbiamo il suo Pinot Nero e il Red Angel. Prego. Scusate se è poco, devo dire. Sì, no, non è poco, non è niente, è tutto. Insomma, sì. Il colio che sa dare quel tocco in più. Che sta a dare il tocco, esattamente. Si è qui, l'azienda è Dolegna del Colio, siamo alla zona di Gionzo. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buon gustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Colio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.